Si può sapere che cosa ci fate voi qui? Che ci facciamo? Siamo venuti a salvare te! Io non ho bisogno di essere salvato! Ora basta! Beh, pare che abbiate scelto la nave sbagliata, eh? Io sono Eret, figlio di... Levatemelo di dosso! C'è nessun altro? Come immaginavo. Tu, salta in sella. Andiamo a casa. No. Sei veramente un irresponsabile! Senti, sto cercando di proteggere i nostri draghi e di impedire una guerra. Come posso essere un irresponsabile? Perché la guerra è ciò che vuole, figliolo! Anni fa ci fu una grande riunione di capi tribù per discutere il flagello dei draghi che incombeva su di noi. Nel gruppo c'era anche uno straniero venuto da una terra sconosciuta, pieno di cicatrici e avvolto in un mantello di pelle di drago. Non aveva armi e parlava a bassa voce. Diceva che lui, Drago Blutvist, era un uomo del popolo, votato a liberare l'umanità dalla tirannia dei draghi. Affermava che solo lui sapeva come avere il controllo dei draghi e che avrebbe potuto tenerci al sicuro se ci fossimo inchinati a lui e l'avessimo seguito. Che stupido! Sì, anche noi ridemmo. Finché lui non si avvolse nel mantello gridando: «Allora vediamo come ve la cavate senza di me!» All'improvviso il tetto prese fuoco e cominciarono a venire giù dei draghi armati che bruciarono e distrussero il palazzo. Io fui l'unico dei presenti che si salvò. Non è possibile ragionare con un uomo che uccide senza alcuna ragione. Può darsi. Hiccup! Voglio provarci comunque. Sono queste le cose in cui sono bravo. Se sono riuscito a far cambiare idea a te, posso farlo anche con lui. Forza! Andiamo. No! Tu ritorni con gli altri a Berk. Ho visto abbastanza ribellioni in un giorno solo. Mi piacciono. Testa bruta! Ok! Bleh.